Ciao miei carissimi mangiameloni, miei carissimi ciucciafragoline, questo è Electric. E oggi facciamo un po' di disegni, quelli sai da un minuto che devi fare di corsa al volo. E oggi facciamo youtubers, hai capito? Un youtuber, un minuto, un disegno, hai capito? Quindi ne facciamo tanti. Quindi io dico che possiamo anche lanciare la sigla. Bentornati nella nuova puntata dello show più amato da tutti, chiamato La morte arriva per tutti. Oggi nella morte arriva per tutti disegneremo cose. Non c'entra un cacchio col titolo, affari vostri, ok? Dobbiamo disegnare in un minuto. Innanzitutto fammi prendere il timer dal telefonino, dallo smartphone, che mettiamo qui un minutino a disposizione e iniziamo a disegnare. Io inizierei da Charlie Moon, Charlie Luna, perché è stato il suo bellissimo compleanno recentemente, quindi la saluto, le faccio ancora i miei più sentiti auguri. Auguri per il tuo 15° compleanno. Ora sei una bambina grande. Non è vero che ne fa 15, forse ne fa 14. Lo so quanti anni fa, però l'ho trollata tutto il weekend sulla sua età. Qui abbiamo una bella foto di Charlie Luna, di Charlie Asteroide, di Charlie Satellite, perché alla fine la Luna è un satellite, no? Non siete d'accordo? Quindi abbiamo un minuto per farla. Pronti? Partenza? Via! Allora, Charlie Luna c'ha un faccino innanzitutto. Charlie Luna c'ha un bel faccino. Lei porta sempre i capelli da un lato, perché c'ha questo problema, se li deve mettere sempre da un lato. Charlie Luna, questi capelli riccissimi e lunghissimi, se li deve mettere sempre dal lato, sta sempre a toccarsi questi capelli che devono andare tutti da un lato, sta sempre lì, quando si deve fare le foto, le cose, sempre esclusivamente da un lato, almeno la maggior parte. La facciamo bella cibi e carina, bella cibi e carina, bibibibi. Oddio, mi sa che il tempo già sta per finire e io non ho fatto niente. Hop. E Charlie Luna, Charlie, no, bruttina così. Questa è Charlie Luna. E porta il felpone. Il felpone c'ha le boobies piccole lei, però possiamo essere un po' generosi, no? E qui ci disegniamo sulle tette due lune. Ok, stai calmo, ho capito che è finito il minuto. Vi piace Charlie Luna? No, cacchi vostri. Il prossimo chi sarà? Iniziamo dai mates, no? Perché iniziamo dalla gente con cui lavoro, no? Anzi, siccome ci voglio disegnare donne, continuiamo con Sabrina Cereseto, con cui tra l'altro io stesso ho una foto. Possiamo prendere quella? Perché proprio ieri sono stato a casa loro. Hai capito? A casa della Sabri e del Sasha. Hai capito? Oh, mica un nessuno il peo. C'è Sasha lì dietro che ci osserva e ci mette ansia. Mamma mia, la Sabri sarà difficile, signori. Proviamo. 3, 2, 1, via! C'è la Sabrina. Che facciamo? Sempre un po'... No, ho sbagliato tutto. La voglio fare sempre un po' anime. Un pochino anime. È come fare un anime a caso e poi dire, Sabrina! E magari... Lei ha, che ne so cosa. E capelli lisci e lunghi. Molto lunghi. E al taglio dei capelli qui. Mio Dio, questo mento gigante che l'ho fatto. Perché? Un po' più piccolino. E poi le spalluccine, che sta in una posizione tipo con le braccia raccolte. E... che altro? Facciamo delle cuffie, perché sono proprio da Sabri Gamer, no? Le cuffie da Sabri Gamer, che dovrebbero essere più o meno così. È finito il tempo e non le assomiglia quasi per niente in realtà, porca zozza. Stai calmo! Ho capito. Sabraina. Il prossimo, per rimanere a tema io direi, continuiamo con il signor Sascino qua. Signor Sascino piccolino, che è molto carino, no? 3, 2, 1, vai! Quindi Sascino, che dobbiamo fare sempre in stile un po' anime, perché non lo so, perché sembra che io l'abbia deciso sul momento di farlo tipo tutto in stile un po' anime. Con un'espressione tipo un po', sai com'è, un po' da maniaco, anche se lui non è maniaco, forse, questo non lo possiamo sapere, può darsi che nel suo tempo libero lo è un pochino, questo non lo possiamo assolutamente sapere. Poi dobbiamo fare il ciuffone, che è un po' che non si taglia i capelli. Sascino, tocca che ti tagli i capelli, perché ormai tra Giappone e tutto qui
sono un po' un macello sti capelli, iniziano a essere davvero tanti questi capelli. Qui ci facciamo, come faccio almeno quando firmo il libro e mi chiedono di disegnare Sasha, una bella paperotta. Pip pip pip. Ciao, sono una paperotta. E no, di già, fammi fare un po' di corpo, porca zozza, mi sono preso un po' di tempo in più. E questo devi stare calmo. Ho capito, è abbastanza decente questo, come disegno. O fa cagare come tutti gli altri. Lo so, è un po' pessimo. Sempre per rimanere in ambito mails abbiamo qui Surri. Surri P, come lo chiamo io. Surri P, bello, come butta Surri P. Non è vero che lo chiamo così, Surri e basta. Che ora ha i capelli gialli, ma non gialli tipo biondi. No, sono gialli, ok? Tipo questo giallo, questo giallo qui. Un giallo proprio massimo, come potete vedere. FF200 come codice RGB. Non so se l'avete capito. Oh, mica stiamo a scherzare qui. Facciamo partire il timer. Tra 3, 2, 1, vai. Allora, Surri P c'ha una testa abbastanza lunga, no? E il nasino e non è gigantesco e c'ha una forma particolare, quello di Surri P, perché bisogna chiederlo alla mamma perché ha il nasino con la forma strana. Non sicuramente a me, perché io non è mio figlio, non è che l'abbia fatto io. Ha delle sopracciglia belle e forti in realtà, c'è da farci caso. C'è un po' da farci caso, facciamo un po' gli occhiali belli rotondi, come li porta lui appunto, tac. Poi un sorrisetto appena accennato. Adesso ha anche un po' di peletti il ragazzo, sta facendo crescere un po' di pizzetto, o forse qui perché stava in Giappone e quindi ha detto e non ho voglia di farmi la barba in Giappone, perché sì. Poi ha una fronte abbastanza spaziosa, un po' di ciuffetti così, pam, che sono un po' un macello, non è che abbiano tanto senso, almeno la pettinatura qui è un po' di ciuffetti. Qui abbiamo finito, fammi fare almeno il collo, porca zozza, no? Accidenti, stai calmo. Devo cambiare il suono del timer perché è un po' fastidioso, lo ammetto. Ci mettiamo una canzone anime magari. Adesso passiamo a Stefano, che di solito nei disegni mates che faccio è quello che mi riesce prima, perché ha dei tratti belli specifici e tosti. Quindi io spero che anche in questo caso risalti la mia abilità nel disegno, anche se sto facendo un po' cagare, lo ammetto. Abbiamo fra 3, 2, 1, vai. Allora, Stefano, facciamo un bel faccino bello anime, quindi con il mento rigorosamente triangolare come fanno tutti gli anime, orecchie abbastanza grandi, qui ha un orecchino, poi sopracciglia così e una un po' più alzato, facciamo l'occhietto così e il naso che è abbastanza grandicello, eccolo qua, poi occhiali quadrati ma anche grandi e tondi tipo nerd. Ok, ci siamo. E poi un sorrisetto accennato. E passiamo ai ciuffi, che ce l'ha da questo lato, signori. Quindi devo un attimo cambiare l'andamento del mio disegno, perché lo stavo per fare dall'altro lato. Troppo lungo questo ciuffo. Non c'ho poco tempo, ormai. E sto perdendo tempo con i capelli, che mi stanno pure venendo di merda. Però va bene. Qui è finito il tempo, e facciamo solo un collo rubando un po' di tempo e via. Non mi sembra malaccio, ok? Non so voi, ok? Fa schifo, va bene? Perché nessuno mi ama, amatemi. Ci manca Giuseppe alias Vegas, Vegas. Quindi, pronti? Patenza? Portenza? Pertenza? Via! Allora, lui c'ha un viso bello tondo, bello grande. Però dobbiamo mantenere sempre un po' di lineamenti anime, ok? Almeno quello che sto cercando di fare in questo disegno. Non so perché. Forse perché sto disegnando un sacco di anime ultimamente, quindi niente. Succede che ogni tanto la tua vita viene influenzata un po' troppo dagli anime e non va bene, perché vuol dire che devi farti una vita e smettere di guardare tutti gli anime che guardi durante la sera. Però non riesco a smettere di guardarli, soprattutto il genere slice of life, che adoro e che mi lascia sempre un vuoto enorme nel cuore, che quindi ne devo vedere sempre tanti insieme, e la cosa non va bene perché mi fa sempre andare a dormire tardi, e un gatto che si morde la coda, come si dice, no? E non c'è niente da fare, non c'è proprio niente da fare. E qui ci siamo, un po' di t-shirt e penso che abbiamo anche finito il tempo, anche se il naso non mi fa impazzire. Faccio un tempo a modificarlo, no?
Arresta! Arrestati! Arrestati! Ho detto, e stai calmo. Beh, e come possiamo non fare lo, l'articolo, ricordate, lo più grande youtuber, non il, lo più grande. No, è corretto, il mio italiano è perfetto. Lo più grande youtuber dell'universo, a Marte e oltre, Urano, Titano, la luna di son cazzo, tutti lo guardano. Oltre la nostra galassia viene visto dagli alieni, viene studiato per capire la razza umana. Stiamo parlando di Favi K, Favi J, Favi K, è uguale, vero nome Lorenzo Ostuni se non sbaglio. E dico che qua possiamo iniziare fra 3, 2, 1, vai! Allora, Favi K, che c'ha questo viso sempre un po' lunghetto anche lui. Mento, lo volevo fare un po' più triangolare, ma ormai è andata e non c'ho tanto tempo. Il naso è bello grande, eh? Il naso è bello grande, e noi si può dire che ci abbia un nasino piccolino. Però, mamma mia, così sto sbagliando tutto! Tutto! E va bene, ce lo terremo come viene. E poi c'ha questi bei occhietti che... Oh mio Dio, sta venendo malissimo! Sta venendo malissimo, va bene uguale, non me ne frega niente se viene male, perché il primo tentativo è quello che conta. E qui c'ha... lui c'ha un orecchino qua, non ci avevo mai fatto caso, eppure l'ho disegnato altre volte per altri motivi di lavoro, ma... è un... qui anche lui mi sa che si deve fare i capelli, questo viaggio in Giappone ha portato tutti a una follia completa con i capelli, guarda che roba! Shum. Guarda che roba, questa follia con i capelli che hanno tutti quanti. E vabbè, fammi mettere un paio di cuffie anche lui così, tanto per prima, anche se è finito il tempo, così, come tratto distintivo, perché Favi J, non so se lo sapete, ma lui è nato con le cuffie. Prima sono uscite le cuffie, no? Pop! E poi è uscito lui. Ho detto, oh, sarà un gamer. No, non è andata così. Fidatevi di me. A Favi J piace la fava, no? È il suo nome che lo dice. Fa Fava J, yay, yay. No, voleva essere quello, no? No? Fidatevi. Anche di questo. Vorrei fare qualcun altro con cui sono stato questo durante questo Games Week. Questo Games Week. Sono stato con il gruppo di Charlie, ho conosciuto di persona finalmente anche Matteo Fire. Quindi facciamo anche il signor Matteo Fire. Fai a! Si pronuncia fai a! Matteo Faia, yeah. I got the fire in my power, yeah. Siamo pronti per Matteo Faia? 3, 2, 1, vai. Mamma mia, lui proprio non l'ho mai disegnato, non so cosa verrà fuori. E quindi, speriamo bene, speriamo che non venga fuori un macello, per favore. Un po' di ciuffetti qui, lui ha questi capelli sul riccio, tra il riccio e il mosso. Verrà un macello, ne sono sicuro. Vediamo un po' questo naso. Questo ghigno, anche lui, tutti il ghigno orizzontale hanno. È proprio un tratto distintivo degli youtubers, è avere il ghigno orizzontale, non so se hai capito. Lui mi sembra che porti anche gli occhiali normalmente, in caso dopo gli aggiungiamo, anche se andiamo oltre il minuto. Perché sì, perché se è un tratto distintivo, qui forse ha le lenti, non si sa. Matteo Faia. E qui facciamo la manina che tiene in mano una padina di Minecraft. E no, adesso me la fai finire, porca zozza. Hai capito? Mi fai finire la spadina di Minecraft. Hai capito? Si pronuncia Minecraft. Craft, bitches, yay. Stai calmo. Sì, lui porta gli occhiali, quindi glieli aggiungo. Me ne frega niente. Se ormai è finito il tempo, io voglio aggiungere gli occhiali perché sono un tratto distintivo. E quindi glieli aggiungo e non mi rompete la minchia. Hai capito? Voilà, Matteo Faia. Fatto. Chi altro ho avuto l'onore di conoscere? Beh, ho avuto l'onore di conoscere con lui in particolar modo. Mi sono divertito parecchio. È stato molto gentilissimo, vivacissimo. Una grande gioia conoscerlo. Lollo Locchi, detto Locchi, su YouTube. Quindi iniziamo, un minuto, 3, 2, 1, vai, è partito. Guardate che capello emo che ha il nostro signor Locchi. Questo potrebbe facilitarci per quanto riguarda i tratti distintivi. Ovviamente bello anime il disegno, perché sì. Perché bello anime il disegno, ma perché sì, anzi perché no? Perché non fare tutti i disegni belli anime? Non capisco. Perché non farli assomigliare tutti a delle belle donne? Come le mitiche trappole degli anime classiche in cui rischi di innamorarti di una donna che in realtà è un uomo in un anime. Succede, no? Lui ha questo bel ciuffone, emo parecchio così tosto. Oh,
E questo orecchio grande, l'orecchino, fammi fare l'orecchino, porca zozza, qui il tempo non basta mai, non basta mai il tempo. E vabbè, anche questo non magnifico, ma ci abbiamo provato, stai zitto, grazie. Adesso iniziamo a posizionarli tutti in modo carino, in modo da fare una bella tavola piena di disegnucci. I disegnucci ucci ucci, sento odor di bambinucci. Sono arrivato a fare 40 disegni nella stessa cartella, 40, mica 2, mica 3. 40! E questo è quanto per il video di oggi, mi raccomando, se vi è piaciuto questo video, beh, mostrate un bel po' di amore al pulsante qui sotto a forma di pollice in su. Se avete idee, suggerimenti per altri disegni e cose, beh, lasciate nei commenti, io apprezzo tantissimo i vostri suggerimenti e ne faccio tesoro. Ma se sei nuovo, soprattutto schiaccia il pulsantone grande qui sotto a forma di quadratone rosso con scritto iscriviti, così che tu possa vedere cose nuove. Sto parlando in modo troppo meccanico, non importa. Ma soprattutto, questo era Electric.